Buondì a tutti! Come promesso, oggi vi spiegherò come realizzare i pompon. Vi ricordate che nel video tutorial precedente io ho realizzato una sciarpa con dei pompon. Quindi oggi ho deciso di farvi vedere come li creo io. Come potete vedere, assumono diverse dimensioni e si possono usare sia due colori che uno solo o ancora molti più colori. Io alcuni pompon li utilizzo come portachiave perché li trovo molto leggeri da appendere vicino alle chiavi e sono anche sfiziosi per giocarci e usarli un po' come antistress. Realizzarli è molto semplice. Io uso, come vi ho accennato nell'altro video, una tecnica che mi ha insegnato mia nonna, quindi non ho oggetti per realizzarlo. Io uso le mie dita e vi faccio vedere come si fanno. Sposto un po' i pompon. Allora, prima di tutto prendo un filo e lo faccio lungo circa una ventina di centimetri. Prendo la forbice e lo taglio e lo lascio qui appoggiato al tavolo. A questo punto io incomincerò ad avvolgere il mio filo attorno alle mie dita. Visto che voglio fare un pompon grande come questi tre, userò quattro dita. Se lo volete fare più piccolo, potete usare due dita, vi viene come questo rosa. A questo punto, quindi, io comincio ad avvolgere il mio filo attorno alle mie dita. Devo avvolgere per molto tempo finché non ottengo la grandezza desiderata del mio pompon. Naturalmente, più filo avvolgete intorno alle dita, più il vostro pompon sarà bello gonfio e quindi più carino da vedersi. Quindi io continuo. Ancora, ancora, ancora a fare questo pompon per adesso attorno alle mie dita per ottenere una grandezza giusta. Ok, una volta che io sono soddisfatta, taglio il filo e lo sfilo il mio pompon dalle dita in questo modo. Adesso appoggio questo gomitolone in modo che il filo sia più o meno al centro del gomitolone. A questo punto prendo l'estremità del filo e faccio un nodo in questo modo, in modo che venga qui una sorta di palla, vedete? Quindi cerco di tirare il più possibile in modo che il mio nodo venga bello stretto. Una volta realizzato il nodo, prendo i fili in modo tale che vanno all'interno della mia mano, vedete, e incomincio a tagliare il bordo in modo tale che vengano questi filetti che vedete dei pompon. Quindi io inizio a tagliare. In questo modo. Non vi preoccupate se la lunghezza all'inizio non sono uguali, dopo andremo ad accorciare questi fili in modo da avere una lunghezza omogenea per tutto il pompon. Ecco qui. Apro in questo modo. Bene, e adesso inizio a tagliare i miei questi filetti in modo tale che venga la lunghezza giusta da tutte le parti. Mi raccomando, quando li tagliate, state attenti a non tagliare anche questi fili con cui avete chiuso il pompon, perché vi serve dopo per poterlo attaccare alla sciarpa o per poter realizzare il laccetto per farlo diventare un portachiave, o ancora, perché no, la mia amica in realtà me ne ha chiesti di vari colori per poterli appendere all'albero di Natale. Quindi attenti a non tagliare questi due fili lunghi. Allora, a questo punto non ci resta che sfoltire la nostra palla, i nostri fiocchi, in modo tale che la palla venga omogenea. In questo modo. Una volta terminato il nostro pompon, vedete, io l'ho fatto quasi del tutto omogeneo, e
E mi piace lasciarlo un po' così, con alcuni che sono un po' più lunghi, proprio per farlo sembrare ancora di più un pompon. Una volta terminato ciò, io andrò a fare un nodino tra questi fili, due fili con cui ho fatto il nodo stretto, in modo tale da creare il mio aggancio. Se non lo devo attaccare comunque a una sciarpa, se lo devo attaccare alla sciarpa, questa operazione andrò a fare vicino alla sciarpa o al cappello o dove voi volete applicare il pompon. In questo caso io invece, dovendoci fare delle palle di Natale o dei portachiavi, devo fare il nodo soltanto con i fili. Quindi farò il nodo. Tirando bene in questo modo e andrò a tagliare i fili. Voilà! Il nostro pompon è pronto. Se l'idea realizzate, mi raccomando, non mandatemi le vostre foto o sul mio blog www.uncinettandoconelsa o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa. Un bacio, al prossimo video tutorial!